Sono più di 200 i produttori, gli stagionatori e gli ammassatori aderenti al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano, costituito nel 1954. E grazie ad esso che nel 1955 è stata riconosciuta la denominazione di origine e successivamente si è registrato il marchio internazionale Grana Padano, documento che attesta la presenza dei requisiti di qualità di ogni forma prodotta. Ma è nel 1996 che questo formaggio ha ottenuto dall'Unione Europea la denominazione di origine protetta, prestigioso riconoscimento che lo ha innalzato fra i prodotti alimentari di maggior pregio. In quanto formaggio DOP, il Grana Padano offre ai consumatori tutte le garanzie sull'origine e sul metodo di produzione e gode di una speciale protezione in ciascuno degli Stati europei. Molta acqua è passata sotto i ponti, da quando nel Rinascimento i commercianti attribuivano al Grana Padano una denominazione di origine, spesso inventata al solo scopo di aumentarne il prezzo. Così, ad esempio, capitava che i produttori di Codogno facessero stagionare a Piacenza il loro grana de Codogno per poterlo vendere come il più pregiato piacentino, quindi più caro. Autorizzato dal Ministero, il Consorzio da anni tutela, promuove, valorizza, informa il consumatore, controlla ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio, vigila sul rispetto delle norme, su possibili concorrenze sleali, contraffazioni, uso improprio del marchio. Inoltre, sviluppa la ricerca scientifica per migliorare costantemente la qualità del prodotto. Tutto questo per garantire sempre che sulla tavola delle famiglie arrivi il vero Grana Padano. Ma cosa significa dire che il Grana Padano è un formaggio DOP? Se una forma reca stampato a fuoco dal nono mese di stagionatura il rombo con le insegne Grana Padano, vuol dire che ha subito tutti i più severi controlli di qualità da parte del consorzio che certifica l'esistenza delle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione disposto dal Ministero per le politiche agricole e forestali. Obiettivo primario è offrire al consumatore un formaggio ricco di tradizione, ma soprattutto di alta qualità, firmata e certificata. Il Consorzio di tutela del Grana Padano si batte per preservare e proteggere uno dei più genuini e storici prodotti alimentari italiani. È la storia millenaria del Grana Padano che lo richiede. Un formaggio così buono e particolare non merita soltanto una larga diffusione, ma il giusto rispetto in tutto il mondo.